Siamo nell'antica Grecia, ai tempi della guerra di Troia. I due personaggi al centro dell'urnetta etrusca proveniente da Volterra sono Ulisse e Filottete. Mentre del primo sono ben note le gesta, del secondo forse è doveroso raccontarne la storia. Filottete, abile arciere, conduceva un contingente di 7 navi achee dirette a Troia. Durante uno sbarco fu morso da un serpente velenosissimo e la ferita diventò così infetta che emanava un odore insopportabile. Ulisse, privo del senso di colpa, abbandonò il malato nell'isola di Lemno. Durante il 10° anno della guerra di Troia, gli Achei ricevettero una profezia. Non sarebbero riusciti a prendere Troia senza l'ascesa in battaglia di Neottolemo, figlio di Achille, e l'arco e le frecce di Eracle. Indovinate un po' chi custodiva le armi in questione? Proprio Filottete. Ulisse non si fece molti scrupoli e, dopo aver recuperato Neottolemo, si imbarcò verso l'isola di Lemno. L'abile arciere viveva in una grotta, coperto solo di stracci e pelli di animale con la ferita della gamba e del cuore ancora aperta. Con l'aiuto di Atena, l'eroe omerico si rese irriconoscibile agli occhi del vecchio amico, riuscendo così ad avvicinarlo. Si finse un Acheo cacciato dall'esercito proprio da Ulisse, in fuga dalla Grecia per sfuggire dalla disgrazia che stava colpendo tutti i suoi compagni di guerra. Ed eccoci giunti alla scena rappresentata nell'urnetta. Mentre Ulisse distoglie Filottete con il suo racconto, un soldato, o forse proprio Neottolemo, ruba l'arco e le frecce di Eracle. Alcuni autori greci raccontano che Filottete fu riportato in Grecia con la forza e costretto a combattere con l'esercito che 10 anni prima lo aveva abbandonato. Altri fanno leva sull'amor patria, raccontando del convincimento di Filottete a seguire per sua volontà Ulisse. E come tutti sappiamo, Troia fu vinta.